Ciao a tutte ragazze, bentornate. Oggi video haul di make-up e beauty e volevo farvi vedere che cosa ho acquistato. Partiamo dai brochet. Dai brochet ci sono stata tipo una settimana fa e mi hanno dato questa borsa qui, questa qua che si apre e diventa appunto una shopping bag. Mi hanno regalato anche questo qui della linea Hydra Vegetal, è uno scrub per il viso. Io invece ho comprato il mio solito immancabile, la mia solita immancabile crema fredda per i piedi, questa qua della quale non posso fare a meno e ormai lo sapete tutte. Questa maschera purificante per pelli da miste a grasse, questa qui della Sebo Vegetal. Ho voluto prendere il mio fondotinta, questo qua, zero difetti, nella tonalità beige 300. Che questa qua è a tonalità per quando poi mi abbrono. Ho raggruppato un po' tutto. Il mese successivo ho preso questo fondotinta qui per mia suocera della colorazione beige 200, che è quella che io attualmente utilizzo. Poi, siccome era il mese del mio compleanno, la card prevedeva appunto un regalo e mi hanno regalato questa crema qui per il corpo alla ciliegia, che ha un buon profumo, veramente un bel profumo. E poi io ho preso questo burro cacao qua al burro di karité. Ho fatto un ordine da Sephora e quindi mi è arrivato tutto in questa scatola qua, un ordine piccolissimo perché ho preso soltanto una cosa, non avendo disponibilità io per andare appunto in negozio, ho preferito fare quest'ordine. Questa appunto, dicevo, è la scatola, si apre in questo modo qui. Ci sono i tre campioncini che mi sono scelta io, ossia la CC Cream HD dell'Herborian, questa qua, SPF 45, poi un profumino che è questo qua di Yves Saint Laurent, Black Opium, e poi un campioncino del fondotinta, questo qua di Sephora, che è il fondotinta Perfezione 10 ore. Il tutto è arrivato perché, non riuscendo a trovare purtroppo sul sito Nabla il correttore 2.0, ho voluto provare, ho visto varie recensioni, tutte quasi tutte positive, per questo prodotto qui, e quindi l'ho voluto provare. E sto parlando del correttore di Estée Lauder, il Double Wear. Questo qua è un SPF 10 e io ho preso la colorazione, come si chiama? Light Medium, la numero 2. Questa qua contiene all'interno 7 ml, sì, 7 ml, e quindi lo sto provando, l'ho provato tipo una o due volte al massimo, e quando me ne farò un'idea vi farò una recensione su questo prodotto, appunto. Sono andata a fare un giro da OVS e ho comprato alcune cosine. In primis mi armo anche di scontrino. In primis sono andata per comprare questa qua, la cipria, la Stay Matte di Rimmel, che perché la mia sta quasi terminando, infatti è bella bucata, bella più che andata, ed è quella lì nella colorazione transparent.
Non avendo trovato quella lì, anche perché io volevo prendere la cipria della New York Color, però c'era soltanto quella là molto scura, non c'era quella là più chiara. E quindi mi sono orientata di nuovo su questa qua e ho preso la 06 Warm Beige. E questa qua l'ho pagata 6,90 euro. Poi mi sono fiondata allo Stand Essence. E ho preso questi due pennellini qua, questo qua per sopracciglia, questo pettinino qua per pettinare le sopracciglia e questo qua che è per pettinare le ciglia. L'ho pagato 2,29 euro, mentre questo qua, a parte che diciamo i pennelli per l'applicazione di ombretto non bastano mai, e poi era troppo troppo carino. Avessi trovato anche quello per il blush, l'avrei preso assolutamente. E questo qua l'ho pagato 1,69 euro. Poi c'era una collezione limitata, la Brit era quasi totalmente svaligiata, però ho voluto prendere questa lima qui per le unghie, troppo 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 carina. Questa qua invece l'ho pagata sempre 1,69 euro, ma mi piaceva troppo. Poi ho preso queste ciglia finte qua, che sono le 05 Natural, e queste qua le ho pagate 3,19 euro. Un'altra collezione limitata, che dovrebbe essere Love and Sound, ho preso questo blush qui, che è lo 01 Sunset and Center Stage, ed è questo qua bellissimo con tutti questi colori qua, che si possono sia utilizzare uno per uno che miscelare insieme. Questo qua troppo 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 carino, l'ho pagato 3,79 euro. Poi ho preso un rossetto, questo qua, il numero 13 Love Me, ed è questo colore qua molto 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 bello. E non vedo l'ora di provarlo, questo qua. Sono molto carini questi rossettini di Essence, però purtroppo ne volevo anche prendere qualcun altro, ma ripeto, purtroppo trovo quasi lo stand lo trovo quasi sempre svaligiato, non lo trovo mai bello pieno di cose, diciamo così. E quindi mi arrangio. E poi ho preso tre smaltini. Il primo è della collezione Like an Unforgettable Kiss, questo qua menta, questo qua molto molto carino, ed è il numero 02 Always on My Mint, molto molto carino questo qua. Poi ho preso uno della linea I Love Trend dei Nude, ed è questo rosa qui, questo qua, che è il numero 07 Hope for Love. E infine, sempre della stessa linea, ho preso questo top coat molto molto bello, che è il numero 04 Cupcake Topping. E niente ragazze, questi erano i miei ultimi acquisti di make-up e beauty. Spero che vi siano piaciuti. Fatemi sapere con un commentino quali sono stati i vostri acquisti. Se vi va, lasciate un like e ovviamente se vi va, iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!